I lavori che vengono fatti ovviamente non possono essere sparsi per ogni singolo comune delle nostre unioni montane. Vengono costruiti sui quattro assi di sviluppo delle esperienze, delle categorizzazioni. Parliamo ad esempio della resilienza, che consentirà ai nostri comuni, alle nostre valli, di avere una mappa del rischio, come va trattato, come viene. Possono essere portati avanti dei piani di progetti di assetto idrogeologico e quindi un elemento che in qualche caso realizza a titolo esemplificativo alcune cose, in altri casi consente a noi di avere poi una sorta di trama sulla quale lavorare. Possiamo definirlo perfino una sorta di piano regolatore dello sviluppo delle aree montane.